Sicuramente questa formula, modalità Final Eight, stile NCAA, eliminazione diretta, è crudele. D'altra parte però porta quelle che sono sicuramente le migliori. Bisogna lavorarci. Possamai svetta proprio su Nzosa da tre punti. Berdini realizza qualche occasione con la maglia di Roseto in adusa. Segno da parte del playmaker del 2000. Ora ruba palla alla Stella Azzurra. Corre con Paropio che alimenta Donadio. Che però non riceve in maniera pulita, anche perché comunque ha una contrapposizione fisica dall'altra parte, quando probabilmente può andare su, esattamente anche come in questo caso, dimostrando però anche uno Stella Azzurra, la penetrazione con scarico da parte di Digno, trova Bottino da tre punti dall'altra parte per uno solo, e l'abbiamo visto prima con la Reyer. Bellato sulla linea di fondo, uno contro uno, parito di questo tiro. Il tap-in volante è una penetrazione, comunque un tiro dalla media, mentre Mabor poi fa vedere i centri. E però Casarin guadagna il centro, la croce di sinistra, che giocata da parte di Casarin qui a Venezia, e adesso Stella Azzurra poteva riprendere tranquillità, e invece no. Casarin 11 in fila, la selezione guidata da Gregor Fucca. Canca dall'altra parte si mette in proprio, e anche qui il 50 Donadio e Readi intanto piazza. Il comitato regionale lombardo che coinvolge anche gli 11 finali regionali mancanti, che per il Biancotto fuori misura, pick and roll Canca Nzosa, accennato jumper frontale per Canca, e Canca sul perimetro, lasciato con la palla in mano, altro jumper dal palleggio, altro canestro per Venezia, squadra di Bilio che è praticato con 35, ora una forzatura, e allora arriva un 2 contro 1 con Canca che in acrobazia, se la Stella Azzurra, Panopio da 3 con spazio, succede un po' di tutto questo pallone vagante, la partenza e l'affondo di, esce comunque un extra possesso, Candotto a attaccare il ferro, salta un avversario. Peraltro adesso viene rubata anche palla, perché anche lì a livello di forza, di sostanza del pallone, Reyer può rimettere il naso avanti dopo tanto tempo. Si affida subito a Casarin, costretto a chiudere il palleggio, a mandare la palla fuori, ci prova Favaretto da 3 e piazza un canestro. 3 minuti e 50 in pratica sul parquet di Piazza Città della Lombardia. Guardiamo ancora numero di capovolgimenti di fronte. Canca sul blocco di Nzosa, scatta il cambio, prova a attaccare, scusate, Panopio nel traffico, e Panopio questa volta legge bene il mismatch, e qui comunque la difesa della Stella Azzurra ha forzato il giocatore di Venezia che prendeva un mismatch verso, segnato di Berdini per Casarin, attacca il cambio di Nzosa, elude l'intervento difensivo dell'avversario e siamo di nuovo pari. Canca, adesso siamo un'azione a testa più o meno, va fino in fondo, e questo è un gran canestro.